Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Saint Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa seconda puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con un inizio abbastanza particolare, ovvero noi che non nasciamo a caso, nel senso siamo delle persone fuori da tutte le gang come in Saint Row 1 o appunto nei Saints precedenti siamo già parte dei Saints, ma addirittura abbiamo iniziato con noi che siamo soldati in una delle fazioni opposte, quindi sono curioso di vedere come andrà avanti. E usciamo dallo spogliatoio. Well, you didn't die. Johnny Knoxville. Oh no? Not a bad start. Hello, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass the Game. Jesus Christ. You're not gonna last. Your pep dogs need some work. This is for you. Performance bonus. Ah, grazie. Is this a joke? You ribbing the rookie? What were you expecting? There's supposed to be a bonus based on exceptional performance. That's right. And if you had performed exceptionally, you would have seen a bonus. Oh, come on. Can you really look me in the eyes and say I didn't do well? I can look you in the eyes and say you didn't do what you were told. I saw a better way and I took it. And if you were in charge, it would have been an inspired decision. But you're not. I am. This is a warning. Fall in line or find a new job. E farò questo. Ah, ok, era ancora parte del primo fottutissimo giorno questo. Va bene, dai. Ci sta, ci sta. App stile. Personalizza il look quando vuoi, dove vuoi, dal telefono. Oh, figo che puoi personalizzarti. Bella. Bello che, allora, bello che puoi personalizzarti dove vuoi. Un po' anticlimatico perché in tutti i sensi dovevi almeno tornare dentro il rifugio almeno per personalizzarti. Comunque la zona non mi dispiace, eh. Entra nella tua... Chissà perché non mi sorprende che noi abbiamo l'auto più merdosa di tutte. Come si guida? R2 e L2, ok. Si può togliere la musica? Fermi. Disattiviamo la musica protetta da copyright. Grazie. Grazie. Ecco, la velocità dei sottotitoli. Un attimo più lenta. Grazie. Ecco, così dovremmo esserci. Capra del cazzo. Ok, con la X derapiamo. L'ambientazione non mi dispiace. Ma come? L'ambientazione mi piace. Come ho detto, mi ricorda molto... Cyberpunk anche. Lui sta continuando a tirare insulti a più non posso. Big giant. Ho capito, dai, basta con questi insulti. Swinging in the goddamn breeze, knocking back and forth like a pair of motherfucking clappers in a giant horse flesh crotch bell. Sì, poi. E io intanto... No, scusami. Mi ero un attimo fermato perché ho pensato a Breaking Bad. Scusami. Mi sono fermato perché ho visto questa scena e ho pensato a Breaking Bad. Chissà se c'è qualche citazione a Breaking Bad in questo gioco. Non sarebbe male. Minchia! I'm baking up a slamming congratulatory brunch for when you get home to celebrate your first day on the job. Festeggiamo il... Ah, ok. Grazie, Kevin. Ti ringrazio. No, aspetta un secondo. I sottotitoli va bene lenti, ma non che quando un dialogo va avanti rimani ancora su quello vecchio. Va bene tutto, però. Ok, va bene. No, no, no. Colpa mia, ho messo più lenta invece che lenta. They went with someone else for the junior art curator job, so looks like I'm still stuck with Los Panteros. Anyway, I'm glad one of us had a good day at least. Sicuramente, ho avuto proprio la migliore delle giornate. Hey, congrats on your first day as part of the workforce. Speaking of which, when you asked to borrow my copy of Be Your Own Boss, I assumed it was because you wanted to read it, not to level out the coffee table.
So let's talk about that when you get back. Can't wait to hear about all the HR forms I'm sure you had. Grazie, Eli, la polizia. Merda. Ho fatto già un casino assoluto. È che effettivamente è un po' scivolosa la guida. È un filo scivolosa, ma è colpa mia che sto un po' scazzeggiando. Eccoci qua. Ma no, scusami. Ok, quindi se tengo premuto sto sopra il tetto. Bello. Però scusa un attimo, giusto per vedere. Cosa c'è qui? È un bidone della spazzatura. Perché? Ma cosa sta succedendo? Just what I wanted. Hai trovato la scatola di scarpe piena di soldi. $2000. Non male. Allora, eccoci nella nostra casuccia. Secondo me è una topaia. Oh, everything smells amazing, Kev. You know what would make it smell even better? Hey man, if you want a $300 waffle maker, you can buy it with the exposure that I'll pay you in. Don't expect us to chip in. I've told you before. Il gatto. I'm trying to build a post-capitalist society where money is not a concept. Yeah? Then why don't you go run off and join the commune? I'm into showering. Are you gonna help me get the waffle maker or not? As an investor, I don't like wasting money. You're wearing a fucking bow tie. Okay. Troppo lenti. Va bene, devo lasciarli come erano prima. Nina? Good for 10. Who helped you move your forged paintings last month? Fine, 15. What sort of waffle maker can I get for 35 bucks? Tieni, ne ho 2000 ora. Make fucking waffles? Hey! The wage slave is back. How was your first day? Were the other mercenaries nice to you? You know, as far as hired killers go, I'd give him a 7. You look like you could use a mimosa. Thanks, Eli. Seriously, how was the job? Na merda. Business. The fundamentals don't change, just the uniform. I can tell you love it. Okay. I don't have to love it. I have to pay my student loans. Phew. Amen. So, amen. I'm guessing that means the pay's good. Yeah, it's supposed to be. Got stiffed on my bonus today. Dude, what the fuck? I played a little fast and loose on the job and, well, my CO wasn't a fan. You gotta be kidding me. Swear to God, this lady walked right off the set of an 80s action movie. I was half expecting her to call me Rook and threaten to take my badge. Are we gonna make rent? We'll make rent. We just gotta be a little more creative. Last time we got creative, I got stabbed 3 times. Hey, I bet. 4 times if Nina and I hadn't shown up. It would have been 0 times if you were on time. This is true. Look, this is really not a big deal. We just knock off a payday loan place. No one gives a shit if people rob those bastards. You have a job now. You could actually just take the loan. Eli, I don't do business with morally bankrupt companies. You worked for Marshall. Brunch is a You're right. Mimosas, not debates on morality. All right, all right. Man, this is really fucking good, Kev. Thanks. I was worried I added too much pepper. No, seriously, this is perfect. The only way this would be better is if you put on a fucking a cazzo di maglietta. Dinner and a show, baby. Oh, please. Il gatto! Il gatto fa mangiare ovunque. Comunque. Okay, brunch siamo dei cazzo di studenti. Let's go rob a payday loan place. And you know how we should celebrate afterwards. Karaoke! No! Yes! Come il karaoke, ti prego. Comunque, niente, i sottotitoli rimettiamoli predefiniti. Non è ora di dormire, quindi si può dormire in questo gioco. Qua c'è il guardaroba. Le armi dove sono? Ah, qui. Bello! Che figo, cos'è? Il lanciatore multiplo MD-101. Ad alta tecnologia, ora la sua pratica custodia da viaggio. Allora, abbiamo solo queste 3 armi? Che palle, vabbè. Personalizziamolo. Bene, non possiamo personalizzarlo, va bene. Il fucile? Ok, almeno il fucile possiamo colorarlo. Modelli delle armi. Oh, grigio. Graffiti Idols, Smart. Perché non me lo fa vedere? Sì, ma non me lo fai vedere. Allora, c'è veramente tanto da modificare ed è una cosa davvero figa. Ripeto, un filo troppo, ma la apprezzo. La apprezzo veramente un sacco. No, c'è il professor Genki. C'è Gat. No, c'è anche Gat. Però penso siano tutte quante solo citazioni.
Non penso che li vedremo. Va bene, abbiamo fatto più che abbastanza per ora. Andiamo a derubare il pawn shop. Non mi piace il fatto che siamo studenti, perché, come avevo detto, volevo un personaggio un filo più adulto, però... So, Nina, are we taking your project car? Fuck no, I'm not risking my baby over rent. Boosting cars from down the street. Esatto. Ah, siamo tutti e tre allora. Eli, I love that you're worried about fuel efficiency, but I reckon acceleration is gonna matter more. Your carbon always matters. Just take that yellow one. Kev, you case the place. What are we looking at? One guard out front. Ah, nessuno viene con me, vado da solo. He's a real scuzzbag. Ah no, c'è Kev. Some kick a dog. So, you know, fuck that guy. Ho fatto un casino. Ho spinto la macchina un filo più a destra e è andata contro tutto quello che c'era. Allora, fermo un attimo. Vabbè. Don't yuck someone's yum. Volevo andare un attimo al negozio di armi, ma il gioco sta andando avanti, quindi ho detto vabbè, aspettiamo. Ho un boss. Ecco, esatto. Of your happiness, of your life. Eh già. Make $15 an hour. No, you're selling hours of your life away. Devi essere il capo della tua stessa vita. Be your own boss. That's right. Be your own boss. One of these days, I'm gonna get you to listen to music in the car. Roger McGillicuddy speaks the music of my soul. You are a different kind of cat, Eli. What can I say? The world is full of uninteresting people, and I'm not gonna be one of them. You got one of those for me? You really want one after last time? I am not the first person to accidentally shoot a friend by dropping a loaded... Yeah, okay, I don't need a gun. Good call. Showtime. Showtime! Bello! Di giorno, poliziotti che vanno a sparare criminali. Di pomeriggio, criminali stessi. Ah, shit. Walk away, or the phrase dead end job gets literal. Con la sigaretta elettronica, ma ti prego. I don't have much. We don't want your money, just his. Get out of here. You done fucked up. I've been getting that a lot lately. Where's the safe? If you're lucky, the cops will get to you before my people. Nice left. Been practicing. I can tell. Ma più che altro siete dei coglioni, non avete neanche una maschera. Dai! Qualsiasi cacchio di gang va a fare. Password be a bunch of fives. Pick it up, Eli. I'm just saying, he could have at least made his work for it. Potevate almeno mettervi un passamontagna, qualcosa. Nina and I will split up and get the cops to run around. Cool. Let me get the. Secondo me i suoi sono i Panteros. Visto che siamo a Rock Panteros. Try to keep up this time. Yeah, yeah. See you at the switch. Ah, ok, siamo da soli ora. Va bene. Time to beat it. Aspetta un secondo. Life is full of adversity and challenges. Dov'è il... Oh, fuck no. Eccolo qua. I'm monitoring the police scanner. They're just responding to the call. Esci fuori. Cops are now en route to the payment. Un secondo. Sounds like they're out in force. Fammi prendere i soldi. Lo so che devo tornare nell'auto. Dai, sbrigati. Check it out. 20 carati, ok. $2000, non male. Ok, ok, vado. Che cazzo, via. Levati. Ci hanno già beccato? Missione fallita? E vai. I $2000 ce li ho ancora o no? Ok, i $2000 ce li ho ancora, dai. Meglio che ci sbrighiamo, allora. I'm monitoring the police scanner. They're just responding to the call. L'ho visti, Vai tranquillo. Merda. Esatto. Non posso neanche... You're wanted for robbery.
Grazie, lo so. Guys, I got cops on my ass. Nina, don't wait for me. I gotta lose this. Ecco. Perfetto. Grande mossa. Giù nel fossato, stronzi. Send them into a ditch. Addio. Ah, posso fare gli urti, ma che figo. Ecco fatto. Madonna, mi stanno inseguendo da tutte le parti. Sì, sì, lo so, però fammi almeno andare un attimo più veloce. Lo so che sono sommeritati, eh. Mi sa che una delle macchine è esplosa. Ecco fatto. Sei andato a schiantare, bravissima la polizia. Però, oh, mi ribeccano subito, eh. Minchia. Ok, bel colpo. No, 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 macchina, girati. Perfetto. You need speed for a good side swipe. Ma va. Sto cercando di scappare dalla polizia, Nina. Ecco fatto, grazie alla cosa laterale. Ce l'abbiamo fatta. Hit them when they're right up next to you. It really gets them flying. Allora, calmo. Ok, ok, ok. Ok, pensavo stesse arrivando in treno, invece era il camioncino lì della benzina. Ok. Stiamo prendendo un sacco di danni, eh. Questo non è buono. Vai via. Ho capito, Nina, ma non ci posso fare nulla. Gotta speed up. Come fosse facile con la polizia che ti sta attaccata al culo. Going too slow. Ecco fatto. Ma mi riescono a beccare continuamente. Ecco fatto. Oh, finalmente l'abbiamo sistemati. Eli and I made it home with the money. You ready for karaoke? Sei pronto per il karaoke, Dio mio. Just changed cars and headed home. Good. Headed to my switch car. Perché io invece ho il presentimento che a noi non andrà bene? That's pretty deep in Pantero's territory. Did you tell your gang you did that? Are you kidding? Che volo che mi son fatto. If Sergio knew we were running a job on his turf, he would have taken a 90%. Facciamo una cosa. 90%? Good God. The man's either a monster or a capitalist genius. Facciamo una cosa velocemente, visto che già siamo qui. Dov'è il coso della spazzatura? Dio mio. Eccoti qua. Vai alla tua auto di riserva, altri $2,000. Un bel paio di scarpe, così. Però mi sembra che non ci sia la stamina, o sbaglio? Questo gioco c'ha la stamina? No. Perfetto. Più che altro vorrei sapere cosa sono questi due punti qua. Lo scopriremo tra poco. Nuovo livello. Nuovo livello, nuova abilità. Ecco la mia preoccupazione. Allora, ora voglio scoprire. La barriera che abbiamo visto nel trailer è un'abilità o è un oggetto? Spero sia un oggetto. Ah, ok, aspetta. Per attivare le abilità tieni premuto R1 e premi... Ok, ce l'hanno appena spiegato. Usare abilità richiede un intero diamante di ritmo mostrato sopra la barra della salute. Il ritmo si ricarica durante il combattimento. Ok, però aspetta, già che siamo qui allora... Io continuo un attimo a vedere che oggetti ci sono, scusami. Fammi vedere un attimo la mappa. Questo cos'è? Carica fotografia. Oh, di Barbecue Barn, ok. Ok, dammi un secondo. Non si fanno i selfie in questo gioco, stranamente. Got it. Beh, non male, dai. È come Kingdom Hearts, anche qua fai le fotografie agli emblemi. Comunque, vediamo le abilità. Si spenderanno soldi o si sbloccano e basta? Afferra un nemico, infligge una delle granate nelle mutande e lancialo via. Lascia cadere una bomba fumosa per confondere i nemici.
Ah, ma ce ne sono altri, ok. Lancia un dispositivo anti-uomo esplosivo, permanentemente la massia. I pugni infuocati, cazzotti esplosivi, aumenta salute. Trasfusione attiva, guarisce te e i tuoi amici danneggiati e nemici. Aspetta, il livello massimo di abilità è il 20? Speriamo di no, sarebbe poco. Va bene, mettiamo questa allora e la mettiamo qui. Ok, va bene. E prendiamo la nostra auto di riserva che ci hanno rubato le ruote, o sbaglio? What the fuck did you assholes do to my getaway car? Ain't your car if it's on our turf. Now you're gonna pay for parking. Duh, e c'ha ragione però, eh. Anyone alive? Minchia. I needed that fucking car. That one had to hurt. Grazie dei soldi. Aspetta. Time for this shit today. Dammi questa. Things I do to pay my rent. Aspetta che arrivo. You wanna die for that piss-ant car. Minchia, che addominali c'ha questa tizia. Sta tizia qua c'è degli addominali fantastici. Minchioni. Beccati questo. Ho bisogno di curarmi io. Mamma mia. Los Panteros scrapped my switch car. The what? Bigger problem. The police picked up that firefight at the junkyard. They're heading your way. Grab a ovviamente. Bike and head off road. I'll pick you up in the desert. Damn. Sounds like no karaoke tonight. Ed è la cosa che gli interessa di più a lui, eh. A lui interessa solo il karaoke. Prendiamo una moto da cross e sceglierò questa a sinistra. I'm on my way. There's a trail that goes between the mesas. I'll meet you on the other side. Tranquilli, tranquilli. Do I want to know what happened to the Panteros who stripped your car? Sorry, Nina. Self-defense. Self-defense. Let's hope Sergio never finds out it was us. Aspetta. Ma che figo, posso fare... è sparita la ruota nel terreno. Aiuto, 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 calma. You free and clear yet? Not at all. I've got cops up the ass. I'll pick you up on the other side of the bridge. Minchia, ma già mi stanno inseguendo. Ok, dai che ci siamo. Una grande giornata oggi. Aspetta, 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 aspetta. Ok, questa mi sa che era scriptatissima. Questa mi sa che era un filo scriptato come salto, eh. Ok, però ce l'abbiamo fatta. Non siamo riusciti a passare. Non male, non male. Bene. Bene, 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 dai. Fino adesso è un po' strano, ma... E ti pareva. È un filo strano il gioco, ma non mi sta dispiacendo. Well, shit. Buttati giù dal ponte. Attenta alle ruote, attenta alle ruote. Sì, certo, come no. Quanto è brava questa ragazza! You said you didn't want to risk your car. I said I didn't want to risk it for rent. I'd risk anything for you, dummy. Oh! Che bravuccia lei! Well, shit! So, is this how it's gonna be every time we have to pay rent? I thought that went great. Yeah, okay. Maybe I can go back to running my old side hustles for extra cash? O magari creiamo una gang criminale? This town is full of opportunity. Santi illeso. Affitto in sospeso. Il Saint Flow. No. Quante cose. Allora, è sbloccato l'appartamento. Allora, io devo ancora capire se i Saints esistono o meno, o se sono tutte citazioni quelle. Devo capirlo.
Lavoretti, fai soldi, lavoretti, saltuari, legalità opinabile, giustamente. Up wanted, procurati lavori dai sicari da pagamento. Bisogna capire i Saints originali come sono collocati in questa storia. Beh, il telefono squilla. Come rispondo? Hey, ho sbagliato, merda. We have to get better at this rent thing or we'll never get to do karaoke again. Also, we'll get evicted. Nina said you might go back to some of your old side hustles. I have some friends who might need work done in your area of expertise. Ottimo. When you say friends, do you mean friends, friends or special friends? All my special friends. Special. I'll put their info on your map. I think you'll really like them. I'll like them fine as long as their money's good. Va bene. Thanks, Kevin. I lavoretti speciali. Va bene. Novità, aspetta, come le vedo? Ah, abbiamo anche dei vantaggi che si sbloccano piano piano e coi soldi, giustamente. Ti muovi più rapidamente quando ti accovacci e quando usi la mira precisa. Va bene, ci sto. Allora, non è male. Mi sta piacendo finora. Voglio dei vestiti nuovi e magari qualche arma diversa. Però per il resto non è male finora. Quindi, signori, vi ringrazio tutti. Ok, perché? Cosa ho sbloccato? Vabbè, non lo so. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!